parlerò della direttiva 2760, ma ci tenevo a parlare anche di cosa sta succedendo in Italia. E devo anche fare un paio di premesse, giusto per essere sicuri di capirci. Perché si parla tantissimo sulla stampa di dissesto idrogeologico, mettendo un po' tutto nello stesso calderone. In realtà, come in parte avete già detto voi prima, dentro questa etichetta ci stanno cose molto diverse tra loro, quindi sono problemi diversi, vanno affrontati in maniera specifica e quindi non se ne può parlare come se fossero la stessa cosa. Quindi, per dire, parlare di colate detritiche o di frane da crollo, di esondazioni o di quei fenomeni sempre legati alle alluvioni ma connessi ai fenomeni erosivi per la dinamica fluviale, sono cose molto diverse e io parlerò solo di alcune di queste. La seconda premessa è il famoso concetto di mettere in sicurezza, per capirci di cosa stiamo parlando. Mettere in sicurezza, diciamo, nella visione che tradizionalmente abbiamo di questo termine, vuol dire utilizzare delle opere tendenzialmente per contenere un fenomeno all'interno di un'area limitata. Quindi, ad esempio, se questa non funziona il mouse, non funziona, non riesco a far funzionare il mouse, è lo stesso. Ad esempio, mantenere all'interno di questi argini un evento fino a un tempo di ritorno di 100 anni, il che vuol dire ovviamente che ho messo in sicurezza relativamente, perché con un evento superiore queste opere non contengono più questo evento. Concetto diverso, come ha detto Giustino prima, da quello di gestire o ridurre il rischio. Il rischio è un'altra cosa, è un concetto prevalentemente socio-economico, che ha a che fare sì con la frequenza di un evento, ma anche col danno associato, quindi con la vulnerabilità degli oggetti associati. Se quella di sinistra è un paese, quello di destra un bosco, ovviamente a parità di frequenze di evento il danno è ben diverso. Questo per dire che per ridurre il rischio non necessariamente devo ridurre il numero di volte ogni 100 anni in cui un'area viene alluvionata, ma posso agire, come hai detto tu, sugli altri componenti, quindi quanto vulnerabile è quel territorio, magari aumentando la frequenza con cui viene esposto agli eventi. Beh, io parlerò quindi solo di questi due elementi, dei tanti oggetti che stanno dentro al dissesto idrogeologico, quindi al rischio di alluvione. Quello che per la direttiva è il rischio di alluvione, che in realtà non ha solo a che fare con l'acqua, ma anche con la morfologia dei corsi d'acqua. Mi concentrerò soprattutto sul reticolo naturale, quindi i fiumi, perché del reticolo artificiale di bonifica credo che altri dopo di me parleranno ben di più, ma molte delle cose che dirò saranno estendibili anche a quel contesto. Di fatto l'approccio che abbiamo seguito per il rischio idraulico, cioè per la componente acqua, è stata quella di contenere il più possibile il deflusso in un'area limitata e di mandarlo a valle il più velocemente possibile. Quindi io sono ingegnere, questo è quello che mi hanno insegnato all'università a fare, e quindi canalizzazione degli alvei, argini, quindi ridurre nelle pianure alluvionali, anzi nelle pianure inondabili, il livello delle piene e contenerlo tra opere. Rettificare gli alvei, sempre per accelerare, quindi aumentando la pendenza io accelero l'acqua e la mando a valle più velocemente. Anche l'estrazione di materiale in alveo. Dopo le alluvioni, sempre, no, sui giornali si dice il problema è che c'è stato un accumulo di materiale e invece io devo lasciare più spazio per far andare via l'acqua. Idem rimozione della vegetazione, tendenzialmente indicato come uno dei principali colpevoli delle alluvioni. Ovviamente questo localmente spesso è vero, in questo modo allontano localmente l'acqua, la mando a valle, però ha anche un effetto collaterale che vedo a scala più ampia, cioè quello di ridurre, di perdere i volumi di laminazione diffusi. Le pianure alluvionali sono create appunto contenendo questi eventi e quindi lì dentro, se io ce la lascio andare, posso accumularla e non farla arrivare a valle, dove magari faccio più danni. Idem le scavazioni in alveo fanno quello, io approfondisco l'alveo, sì, ma faccio sì che lì l'acqua non resti, magari invece sarebbe stata una buona idea lasciarcela in misura maggiore. Quindi io di fatto ho trasferito i picchi di piena a valle, no? Questo è un esempio ovviamente esagerato, ma ho artificializzato il picco di piena che vi ho fatto vedere altissimo prima. Non solo posso aver di fatto trasferito il rischio a valle, ma a volte posso anche averlo aumentato localmente, perché appunto mettere in sicurezza è diverso da ridurre il rischio. Il tipico fenomeno che ho avuto è quello di garantire una sicurezza, tra virgolette, e quindi di spingere verso un maggiore uso delle pianure inondabili. Ti ho messo in sicurezza, quindi prima l'acqua ci arrivava più spesso, adesso ho fatto un argine e ci arriva meno spesso, e quindi ho ridotto la frequenza di questi eventi.
ma la vulnerabilità di quel territorio, quindi i danni associati, sono molto molto superiori a prima. Quindi di fatto il rischio complessivo è aumentato. Certo, non è solo colpa dell'argine, è complessivamente colpa di come ho usato quel territorio, però di fatto io non ho messo in sicurezza quel territorio, complessivamente il rischio è aumentato. Teniamo presente questa cosa. Un esempio che ho preso, non so se è tutto pertinente, ma andando a vedere le aree che sono state di fatto coinvolte dall'alluvione del 66, sull'astico queste aree in rosso erano state allagate e quindi di fatto avevano contribuito a laminare la piena verso valle. Erano aree non delle casse d'espansione ma delle aree di naturale laminazione delle acque. Dopodiché sono state messe in sicurezza, tra virgolette, e quindi con alluvioni più recenti non sono state coinvolte dall'alluvione, se non sbaglio, e quindi di fatto quell'area dove sono costruiti poi capannoni, eccetera, non ha dato il suo contributo a ridurre le alluvioni a valle. Questo è per quanto riguarda l'acqua. Per quanto riguarda invece la morfologia, cioè il fatto che i fiumi tendenzialmente si muovono, ho avuto un approccio, tendenzialmente mi è avuto un approccio simile, quindi cercare di arrestare il più possibile la dinamica dei fiumi, stabilizzarli, ridurre l'erosione spondale, quindi briglie, anche qui estrazione di materiale in alveo, perché ogni volta che il fiume cambia c'è un problema, si è accumulato del materiale. Il termine più usato è il sovralluvionamento, che si crede un geomorfologo, il sovralluvionamento di fatto praticamente non esiste, però è un qualcosa spesso individuato come un problema. Quindi di fatto cosa ho cercato di fare? Cioè la dinamica naturale del fiume, che è una zona in cui erode, una zona in cui trasporta, una zona in cui deposita, l'ho alterato il più possibile per garantire, secondo quella che è stata la visione comune, un uso più facile delle aree di pertinenza del fiume. Ho avuto però degli effetti collaterali molto pesanti a scala di bacino, che ormai ci sono i numeri per poter definire in maniera abbastanza chiara. Cioè quasi tutti i corsi d'acqua italiani, ma questo è un problema insomma a scala anche più ampia, si sono incisi. Quindi ho avuto una fase di incisione più modesta, quindi per il grande periodo, diciamo fino agli anni 50, in cui ci sono stati rimboschimenti, sistemazioni idraulico-forestali, in cui gli alvei hanno cominciato ad abbassarsi, cioè l'erosione è stata superiore al materiale che si è accumulato da monte. Poi dopo gli anni 50, quando oltre alle dighe è iniziato un periodo di fortissima escavazione di inerti, il periodo di costruzione delle autostrade soprattutto, questo fenomeno è diventato ancora più evidente. Quindi ci sono corsi d'acqua che sono incisi di metri. Questa fase sta finendo per molti corsi d'acqua solo oggi. E alcuni di questi, non tutti, stanno pian pianino recuperando. Ma veniamo, ricordiamoci, da queste due fasi storicamente. Quasi tutti i corsi d'acqua sono incisi, non sono sovralluvionati, ma a scala ampia sono incisi. Ci sono esempi, diciamo, particolarmente evidenti, questo è uno dei più famosi che portiamo come CIRF a visitare, perché lo consideriamo istruttivo. Questa linea rossa che vedete, anni 70, non è l'acqua, quello era l'alveo, quindi andando a camminare in questa zona negli anni 70 avreste camminato lì sopra. Grazie alle escavazioni in alveo, diciamo, il materasso alluvionale è stato completamente portato via e nel giro di pochi eventi tutto è stato mangiato e quindi l'acqua ha cominciato a scavare nello strato argillitico estremamente erodibile e nel giro di pochissimi anni, pochissimi eventi, si è creato un canyon. Invece prima c'era un corso d'acqua ghiaioso che adesso non si sa come tenere sotto controllo. Si stanno spendendo moltissimi soldi per cercare di bloccarlo, ma ormai è molto difficile. Quindi complessivamente questo è il trend che c'è stato negli ultimi decenni. Una forte semplificazione. Una volta di fiumi come questo che erano intrecciati ce n'erano molti, adesso sempre meno. Si assomigliano tutti a questo qui in basso a sinistra, al canale singolo. Che per il corso d'acqua è un problema ecologicamente, perché senza entrare nei dettagli, un fiume naturale tendenzialmente si muove in onda, la sua piana inondabile, che si chiama così per quello, e si muove nel suo spazio di mobilità. Ed è grazie a questa dinamica che gli ecosistemi sopravvivono. Se non ci fosse, quando non c'è, gli habitat non si mantengono. E qui, senza entrare nel dettaglio, ovviamente questa diversità che è garantita dal suo movimento è quello che fa sì che poi gli esseri viventi possano, la biodiversità possa esserci nei corsi d'acqua. Bene, ma dimentichiamoci un attimo dell'ambiente. Bene, tutto questo ha degli effetti economici negativi molto rilevanti, perché questo processo di incisione a scala ampia ha portato alla stabilizzazione di opere, anche erosione costiera, materiale che non arriva. Spesso pensiamo all'erosione costiera come un problema locale, in realtà molto spesso viene da molto più a monte, magari 50 anni prima
ha tenuto moltissimo materiale a monte all'interno di una diga e non ha pensato che il suo piccolo stava contribuendo a aumentare l'erosione 50 anni dopo e 100 km più a valle. Questi problemi ormai se ne parla da un bel po', ormai, e stanno cominciando a cambiare l'approccio che a livello europeo si ha nella gestione dei corsi d'acqua. Quindi, per svolgere il compito che in realtà mi è stato chiesto, fine della premessa, quali sono le indicazioni che sulla base di queste considerazioni e sui numeri che ormai ci evidenziano i problemi arrivano dall'Unione Europea? Uno dei momenti, diciamo, particolarmente importanti in questo ambito è stato il 2007, quando è stata finalmente prodotta, dopo un bel po' di discussione, questa direttiva alluvioni. Semplificando, quali sono le questioni secondo me più importanti? Allora, la prima è che chiede questa direttiva, per risolvere, per ridurre il problema del rischio alluvionale, di andare a guardare quelle che sono le sinergie con gli obiettivi di qualità dei corsi d'acqua. Quindi dice, prima di tutto, andiamo a vedere cosa possiamo fare per mettere d'accordo gli aspetti ecologici, quindi la direttiva acque che sta a destra e che prevede come questione principale e particolarmente nuova quella di riqualificare morfologicamente i corsi d'acqua, quali di queste azioni ci possono aiutare anche a ridurre il rischio di alluvioni. Quindi dice, ovunque possiate, cercate di restituire spazio al fiume. Okay? Quindi più spazio. Finora abbiamo cercato di ridurre lo spazio che il fiume si poteva prendere, la direttiva ci dice dobbiamo cercare, dove è possibile, non sarà possibile ovunque, anzi, probabilmente sarà possibile in una minoranza di territori, ma dobbiamo fare il possibile per farlo. La seconda cosa che dice è, molti paesi finora si è pensato solo alla pericolosità, cioè ridurre la frequenza di questi eventi, la frequenza delle inondazioni. Dovete invece pensare al rischio, cioè in un bacino dovete ridurre i danni che nell'arco di 50 anni queste alluvioni provocheranno, che vuol dire che localmente invece potete anche far alluvionare di più il territorio. Dovete concentrarvi sulle due altre parti, no? Quindi soprattutto sulla vulnerabilità, sul danno che in caso di alluvione il territorio riceve. E questi sono cambiamenti che sembrano banali ma che sono epocali, che in parte stiamo cominciando ad affrontare. Tutto questo si dovrebbe concretizzare nei piani di gestione di bacino idrografico, che le due direttive ci danno la possibilità anche di creare in maniera unitaria, e ci potete anche occuparvi complessivamente dell'ecologia e del rischio all'interno di un singolo piano. Vari documenti europei ormai parlano di queste cose, il blueprint, questo documento che fa un po' il punto sulle strategie per la salvaguardia dei corsi d'acqua in Europa, dice una delle questioni più importanti da affrontare sono le Natural Water Retention Measures, cioè le misure di ritenzione naturale delle acque, che sono, tra le altre cose, quegli oggetti distribuiti sul territorio di cui parlava Giustino prima. C'è stata un'iniziativa recente che si sta concludendo proprio in questo mese della Commissione Europea, che cerca di definire che cosa sono questi oggetti, oltre a definirle l'importanza. Diversi programmi di finanziamento, tra cui il LIFE, ma non è solo, dice che nell'ambito delle acque questo tipo di interventi stanno proprio al numero uno della priorità. Quindi dovete occuparvi di acque, bene, primo punto, se riuscite, occupatevi di Natural Water Retention Measures. Questo tipo di concetti è molto legato ad altre strategie comunitarie che hanno a che fare con i servizi ecosistemici, quindi con l'economia, non tanto con l'ambiente, ma di quanti servizi, anche monetizzabili, un ambiente in condizioni migliori è in grado di fornire alle società che vivono lungo questi ambienti. La riduzione del rischio di alluvioni è uno dei servizi ecosistemici più evidenti e a volte anche facilmente monetizzabili, quindi il valore di avere un ambiente in migliori condizioni spesso ha a che fare con quanto riusciamo a fargli ridurre il rischio di alluvioni. Tutto questo a livello europeo, ma in Italia che cosa stiamo facendo? Ora, anche in Italia qualche indicazione verso questo cambiamento di approccio cominciano a esserci. Una questione che ha a che fare più con i fiumi che con il reticolo di bonifica è legato all'affrontare i corsi d'acqua dal punto di vista dell'idromorfologia. No, come dicevo, se noi lo guardiamo solo localmente ci preoccupiamo magari del sovralluvionamento, ma invece dobbiamo avere un'ottica più ampia e pensare alla dinamica del corso d'acqua e a quanto mantenerla naturale sia compatibile con l'uso che ne facciamo. Quindi l'analisi di cosa succede è molto importante. Molto spesso non conosciamo l'idromorfologia dei corsi d'acqua, non conosciamo la sua storia, come si è evoluto nel tempo. ISPRA, ad esempio, di recente ha reso
di fatto obbligatorio effettuare questo tipo di analisi, cosa che fino a qualche tempo fa facevano solo, diciamo, i territori, gli enti più avanzati, e adesso va fatta a scala nazionale. Questo è un po' scombinato, è a colpe del MEC. Quindi, diciamo, ci dice che bisogna pianificare interventi sulla base di una conoscenza adeguata delle dinamiche morfologiche a scala di bacino e sulla base di analisi economiche a scala temporale adeguata, e che uno degli obiettivi principali dovrebbe essere, dal punto di vista della gestione dei sedimenti, quello di ridurre il deficit e di recuperare il più possibile la dinamica di trasporto solido. Questo per ridurre il rischio. Perché? E di fatto, questo che cosa vuol dire nella pratica? Abbiamo visto prima le misure che fino ad oggi abbiamo implementato su tutto il territorio nazionale. Secondo queste strategie ci si aspetta che almeno in parte, ripeto, non ovunque, dove capiamo che ci conviene, dovremmo vedere anche interventi di questo tipo, quindi non solo costruzione e ricostruzione di argini, ma ad esempio la rimozione e arretramento per recuperare quegli spazi di inondazione, di accumulo delle acque che abbiamo perso. Questo non è la stessa cosa di una cassa di espansione, ovviamente, perché è uno spazio che viene di fatto restituito al fiume, e quindi lascio inondare aree dove posso permettermelo e dove mi conviene, perché creo servizi verso valle. Come posso gestire questi territori è una delle questioni che si devono affrontare anche in progetti come quello, appunto, che è uno degli obiettivi del vedersi qui oggi. Idem sulle difese spondali, credo che i fiumi stanno incidendo e mancano sedimenti. Uno dei modi per ridarglieli è lasciare erodere in parte. Non è che l'erosione sia per forza un problema, dipende da cosa ci sta dietro, e molto spesso creo più danni anche economici a non fare erodere che non a lasciare invece che il fiume si mangi qualcosina. Di progetti che hanno come obiettivo quello di togliere difese spondali e recuperare una dinamica più naturale del fiume, lasciarlo muovere di più, ce ne sono tantissimi. Abbiamo concluso un anno e mezzo fa un progetto europeo che ha fatto un database su tutti i progetti di riqualificazione europei. Di progetti come questo, con queste immagini, questo è in Canton Ticino, ce ne sono svariate centinaia. In Francia, per dire, praticamente ogni settimana c'è un bando di gara per rimuovere opere, più o meno uno alla settimana. Interventi di allargamento dell'alveo, di riapertura di canali secondari, recuperare morfologie con più spazio e più dinamica. Più in pianura, ad esempio, rimeandrizzare, non tanto per una questione paesaggistica, ma per rallentare il corso d'acqua e quindi tenere più l'acqua dove posso. Cominciano ad esserci molti interventi in giro per l'Europa di rimozione di sbarramenti di dighe. Non è detto che a fine concessione io debba rinnovarla, soprattutto laddove mi accorgo che anche il valore aggiunto in termini di produzione idroelettrica è inferiore ai danni che provoco a valle. Ci sono contesti, in questo contesto la diga stava provocando molta incisione, allora noi invece che rinnovarla abbiamo preferito abbatterla. Ovviamente non è una questione semplice, non è che ce ne siano tutti i giorni, ma è un'opzione che in altri paesi si comincia a tenere in forte considerazione. Cominciano ad esserci diversi interventi, e qualcuno anche in Italia, non di estrazione di sedimenti dei corsi d'acqua, ma di reintroduzione. Io ce li rimetto perché mi accorgo che in realtà mi conviene, perché così posso compensare l'incisione che tanti danni mi provoca, soprattutto se la vedo a scala ampia. Ma addirittura, e qui lo dico un po' così in modo provocatorio, possono anche esserci casi in cui anche la reintroduzione, non rimozione di legname, può essere vantaggiosa, non solo per gli ecosistemi che ne hanno moltissimo bisogno. 100-150 anni fa c'era moltissimo legname nei fiumi, ma potrebbe anche in certi contesti aiutare a rallentare. Non sempre, devo fare un'analisi molto approfondita, ma ad esempio nella provincia di Bolzano, che certo non è una provincia che non sia attenta agli usi antropici del territorio, anzi è un territorio estremamente antropizzato, stanno cominciando ad analizzare dove possono lasciare più legname in alveo, a volte anche con l'aiuto di opere a valle di contenimento, ma comunque una questione che si sta iniziando ad affrontare a livello sperimentale, ma non più troppo. Tutto questo, il principio di fondo è questo: compensare i deficit, invertire i processi di incisione. Questo è quello che in Europa si sta cominciando ad affrontare, quello che l'Unione Europea ci dice che dovremmo finanziare. Che cosa stiamo finanziando ora? Allora, probabilmente avete visto molte pubblicità su questa Italia sicura, no? Questa nuova agenzia del governo che dovrebbe finalmente affrontare di petto il problema del rischio idrogeologico.
sicuramente una cosa molto positiva che lo si affronti, che lo si voglia affrontare in tempi più rapidi. Abbiamo qualche perplessità in più sul tipo di misure che si stanno finanziando. Tel Segura ha dichiarato di recente, ho messo un punto di domanda perché non è chiarissimo, diciamo 9 miliardi, 7, vedremo, insomma si stanno mettendo d'accordo su quanti riescono, forse 5, comunque diversi miliardi di euro. Per finanziare che cosa? Per finanziare degli accordi di programma, Stato-Regioni, che sono dei lunghi elenchi di interventi. Però noi come CIR ci siamo presi un po' la briga di andare a vedere cosa ci stesse dentro questi lunghi elenchi e se potessimo trovare qualcuno di quelle misure lì che l'Europa ci dice che dobbiamo fare. Purtroppo per ora non se ne vedono, mi piacerebbe poter dire non se ne vedono tante, e invece devo dire che proprio non se ne vedono. Molti di questi sono esattamente gli stessi interventi che facciamo da 200-300 anni e che in molti casi possono essere forse l'unica cosa possibile, ma noi siamo convinti che in molti altri no. Si potrebbe fare qualcosa di diverso e si potrebbe finanziare anche quello che ci dice l'Unione Europea, perché avremo molti più vantaggi ambientali ed economici. Ma qualche segnale c'è comunque anche da noi. Ad esempio, nella legge di stabilità del 2014 c'è un articolo che non so quanti abbiano visto, che dice che nell'ambito delle risorse sul dissesto idrogeologico bisogna finanziare prioritariamente quegli interventi sinergici che ci dicono le direttive, cioè proprio quelli che recuperano gli ecosistemi ma anche riducono il rischio. È un segnale positivo, peccato che insomma il processo sia lento da avviare. Anche sulla Sardegna, se vi ricordate il piano di interventi urgenti nella zona alluvionata della Sardegna, in realtà c'è una parte che dice che questi interventi non devono alterare l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e che quindi dovrebbero andare nella direzione che dicevo prima. Ma persino nel famigerato Sblocca Italia, che certo è stato una legge complessivamente con molti problemi e che ha destato molte perplessità, c'è un articolo che dice che almeno il 20% delle risorse allocate sul rischio idrogeologico devono andare a questi interventi qui, questi interventi sinergici che lasciano più spazio ai fiumi e che coniugano biodiversità e rischio. Quindi insomma pare che dobbiamo proprio farlo, dobbiamo metterci di buona lena e vedere dove riusciamo a farlo. Noi come associazione è proprio quello che negli ultimi 15 anni stiamo cercando di capire. Dove anche in Italia riusciamo a fare queste cose? Ultime 3-4 slide, solo per qualche flash, sforato di 2 minuti. Cerco di sforare il massimo di altri 2, Giustino. Uno è quello dell'eccesso di piani e competenze. Ci sono ancora, se guardate il testo unico ambientale, troppi piani e troppi enti che devono fare pianificazione sullo stesso territorio. È molto difficile riuscire a mettersi d'accordo su cosa fare se ce ne sono così tanti e spesso conflittuali tra loro. Purtroppo anche del collegato ambientale che si sta discutendo in questo momento al Senato, fortunatamente non si parla solo di super canguri e animali vari, questo tema non è stato ancora affrontato. La partecipazione pubblica, cioè dobbiamo mettere in discussione l'uso che facciamo del territorio, gli spazi che concediamo agli ecosistemi e ai corsi d'acqua. Senza la partecipazione di tutti è impossibile, non ci si riesce. Infatti gli altri paesi dove ci sono riusciti perché hanno coinvolto tutti. E questo invece, un riconoscimento, ad esempio questo strumento che è il contratto di fiume, si sta avendo anche a scala nazionale. I piani di gestione dei sedimenti di cui vi stavo parlando altrove sono obbligatori, da noi ad esempio l'ha fatto il bacino del Po perché ha pensato che fosse un buono strumento, ma non tutti lo stanno facendo. E ad esempio da questa parte d'Italia è un tema che si affronta molto meno, ma forse diventerà obbligatorio anche questo. Il tema terre e rocce da scavo, l'obbligo sempre per quanto riguarda i sedimenti da parte dei gestori di rendere trasparenti ai sedimenti queste opere. In Francia ad esempio c'è una legge ad hoc che obbliga tutti a farlo. Da quando c'è una legge, un approccio top down che però a volte funziona, ci si stanno mettendo molti tecnici a lavorare e stanno ottenendo buoni risultati. Sempre in Francia c'è una legge che introduce il concetto di spazio di libertà, che è molto bello anche come termine. C'è un obbligo di definizione dello spazio che al massimo possiamo concedere al fiume per fare quello che un fiume deve fare, quindi inondare e cambiare nel tempo. E anche in Svizzera nel 2011 una legge federale, in Svizzera ce ne sono pochissime leggi federali, dice spazio per il fiume minimo e riqualificazione morfologica sono obbligatori. E c'è un fondo molto consistente federale proprio per fare queste cose. Anche i privati, il ruolo dei privati, la gestione degli invasi ha molto a che fare
con quello di cui stiamo parlando oggi. Purtroppo c'è un decreto del 2004 che è fermo in fase di revisione da diversi anni. Salto queste ultime due slide, una cosa che sta funzionando piuttosto bene in altri paesi è l'obbligo di un'analisi economica, anche semplice, anche senza fare cose molto sofisticate, un'analisi costi-benefici che dica: puoi spendere dei soldi pubblici per fare un'opera, almeno dimostrami che il danno che stai evitando è superiore a quello che quell'opera costa oggi e costerà il suo mantenimento nel tempo. Ci sono molte opere costruite che sono costate molto di più del danno che hanno evitato e che hanno provocato a valle. Questa cosa in altri paesi è obbligatoria, questo ha portato a farne molte meno, perché stiamo accorgendo che molte sono utili e necessarie, altre no. Ultima proposta, molto ambiziosa, ma che altrove sta funzionando: se noi vogliamo gestire in maniera più sostenibile un bacino, se quando abbiamo qualche problema i soldi arrivano da fuori, dallo Stato, tendenzialmente, come dicevi tu Giustino prima, è molto più difficile che ci andiamo a porre il problema della sostenibilità, anche economica. Se invece, come fanno in Francia, ad esempio, a livello di bacino gestiscono anche la fiscalità, sono sempre soldi nostri, e quindi magari ci facciamo qualche problema in più, ci chiediamo, ci conviene davvero farlo così oppure ci sono metodi più efficaci? E anche il mettersi d'accordo tra monte e valle, io mi accollo qualche inondazione in più ma riduco moltissimo i danni a te a valle, se io gestisco le risorse a questa scala qui è molto più facile farlo. E quindi dove ci stanno riuscendo è perché la gestione delle risorse è alla scala giusta a cui prendere le decisioni, cioè a scala di bacino. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma avremo diverse altre occasioni per farlo. Grazie.